Allora Andrea, continua il percorso anche in Coppa Italia, stasera una vittoria un po' più sofferta delle altre, non so se sei d'accordo con me, perché la Fiorentina aveva tenuto testa anche a livello atletico. Sì, assolutamente, è stata una partita molto equilibrata, loro sono una squadra forte perché stanno anche recuperando giocatori, e hanno esperienza, sono organizzati, quindi era una partita molto difficile. Però devo dire che c'è stato tanto equilibrio, sono partiti meglio loro, i primi 20 minuti, 25 hanno decisamente fatto meglio, poi già nel finale di primo tempo secondo me abbiamo iniziato a giocare un po' di più e poi la partita ha vissuto di tanto equilibrio, loro dovevano per forza segnare, si dovevano sbilanciare, su qualche ripartenza gli abbiamo fatto male e poi abbiamo trovato un bellissimo gol con Fomo. A proposito dei gol normali non se ne vedono quest'anno a Brescello, no? Con Brescello Piccardo, dei gol normali non si vedono. Ma diciamo che siamo anche fortunati, un periodo che ci gira anche bene, perché qualche volta calci bene, magari prende la traversa il palo, noi abbiamo trovato dei bei gol, sono contento perché abbiamo fatto 7 partite ufficiali e in 6 ha fatto gol che è entrato dalla panchina, per un piccolo indizio della qualità della rosa, del gruppo, della voglia di partecipare di tutti. Infatti anche stasera hai fatto tanti cambiamenti, però la sostanza non cambia, la squadra gioca sempre, corre e quindi non perde il suo DNA. Sì, mi sono piaciuti i ragazzi molto perché si applicano tutta la settimana, hanno voglia, poi lo vediamo durante la settimana nell'allenamento, le partitine sono tutte tiratissime, si lotta sui palloni e si esulta quando si fa gol, quindi quando c'è quel clima lì, dopo indubbiamente chi scende in campo ha la motivazione giusta.